tutti e benvenuti a Una vita da Miss Vesuvio 2023. Io sono Sabrina e oggi siamo a Nola, città che ospita da anni la finale di Miss Vesuvio, che ospiterà anche quest'anno la finalissima 2023. Conosciamo tutte le Miss finaliste che il 26 novembre si contenderanno il titolo di Miss Vesuvio e Miss Vesuvio Curvi. Ma prima scopriamo com'è finita lo scorso anno. Miss Vesuvio Curvi e... Oggi conosciamo Federica Pavone. E dopo restate sintonizzati per la nostra rubrica Campagna in pillole. Salve a tutti, sono Federica Pavone, ho 18 anni, vengo da Ottaviano in provincia di Napoli. Attualmente studio all'Università della Federico II nella facoltà di gestione degli animali e della produzione. E questa facoltà mi consente di studiare quelli che sono gli... i benesseri fisici, psicologici, igienico-alimentari e igienico-sanitari, appunto degli animali, che sono la mia passione più grande. Infatti io, sin da quando ero piccolina, sono nata e cresciuta nell'ambiente dei cavalli in particolar modo. Infatti è una passione che è stata tramandata da mio padre a me e diciamo ho sempre avuto un forte legame con i cavalli, ossia cavalli di proprietà, sia cavalli appunto con cui faccio gare a livello agonistico. Trovo che siano animali molto empatici, molto dolci ed è uno spettacolo guardare un ragazzo diversamente abile, appunto stare con loro, approcciare, sono cavalli veramente molto molto speciali. E questa passione appunto, come ho detto prima, mi è stata introdotta da mio padre, con cui ho un legame molto molto forte, anche se in famiglia siamo cinque, quindi io, mia madre, mio padre e le mie due sorelle più piccole. Ho un buonissimo rapporto con tutti i membri della famiglia, devo essere sincera, anche se con mio padre forse un'affinità in più, perché abbiamo lo stesso carattere e veramente i miei genitori devo tanto, perché mi sono sempre stati vicini comunque in ogni mia scelta, in ogni mia difficoltà, e veramente voglio un bene di pazzi ai miei genitori, anche se le persone più importanti della mia vita sono le mie sorelle. Sono due ragazze dal cuore veramente d'oro. Hanno l'abilità di farmi sorridere anche mentre piango e mi sono sempre state vicine, sempre, e ho un rapporto veramente bellissimo con loro, vado super d'accordo e nulla, sono veramente molto speciali per me. Per quanto riguarda la mia persona, sono molto naturale e spontanea, sono anche molto solare ed estroversa, infatti faccio amicizia anche con le pietre, sì, perché mi piace conoscere nuove persone, fare nuove esperienze. Non mi piace stare nella mia comfort zone, avere una vita monotona. Sono sempre molto, molto attiva, faccio sempre tante esperienze diverse. E anche se un mio grande difetto è l'essere logorroica, perché nel momento in cui prendo confidenza con qualcuno o nel momento in cui sento che un discorso è mio, veramente parlo come una macchina da guerra e non mi fermo più. E sono anche molto studiosa, mi piace studiare. Infatti sin da quando ero piccolina mi è sempre piaciuto l'inglese, infatti ho preso corsi privati all'età di 8 anni, 9 anni e ho continuato appunto fino ad adesso proprio perché adoro viaggiare e scoprire il mondo, nuove culture, nuovi abbigliamenti, il cibo, le loro tradizioni, è sempre una cosa che mi ha
affascinato tanto e ovviamente serviva appunto l'inglese per poter andare e farsi capire. E infatti sono stata sia a Londra, in Irlanda, poi sono stata in Spagna e anche in Francia, ma ovviamente il prossimo step Giappone e Thailandia, perché sì, amo veramente interfacciarmi con delle realtà che sono diverse da quelle che vivo ogni giorno. E nulla, cosa ne penso di questo concorso? Allora, io credo che sia, io mi sono messa in gioco in questo concorso, nel senso che credo che sia un'opportunità per noi concorrenti di mettersi in gioco, di riscoprire quali sono i nostri valori, quella che è la sicurezza in noi stesse, nel nostro aspetto, nel nostro corpo. Io credo che tutti noi dobbiamo avere una self-confidence e quindi questo penso che cosa di migliore rispetto a questo concorso può mettere in gioco queste nostre abilità e magari superare anche le nostre insicurezze. E ovviamente il concorso ci aiuterà anche ad interfacciarci nel mondo della moda, quindi attraverso appunto gli eventi, le sfilate, le sponsorizzazioni che già facciamo, ovviamente questo concorso ci indirizza ancora di più verso questa strada. La mia passione per la moda è iniziata in realtà da quando ero piccolina, perché mi è sempre piaciuto stare al centro dell'attenzione, insomma, e ho fatto anche dei casting per il ruolo di attrice, ho fatto anche delle sfilate qui nei Paesi Vesuviani, però sempre per hobby, proprio perché è una cosa che mi piace fare e che ho cercato sempre un po' di coltivare, ed è per questo anche che mi sono iscritta al concorso, proprio per vedere appunto fino a dove riesco a spingermi e quindi dove riesco ad arrivare. E ho stretto ovviamente rapporto con delle ragazze, proprio perché io, come ho già detto prima, sono molto molto estroversa, mi piace socializzare, comunicare, interfacciarmi con altri caratteri, altri pensieri, altri punti di vista della vita. E in particolare modo ho stretto rapporto con due ragazze, Sharon e Federica, che sono super dolci e che saluto anche in questo video. E cosa mi aspetto dalla finale? Allora, dalla finale io in realtà non mi aspetto nulla. Io so di essermi messa in gioco, so di aver cercato di mostrare tutte le mie abilità, il mio potenziale e la mia sicurezza. Poi ovviamente i giudici sicuramente riconosceranno appunto quando una ragazza veramente ha messo il cuore in quello che ha fatto e ci ha creduto veramente. Quindi nulla, questo sono io, spero che la presentazione vi sia stata di gradimento e ci vediamo. Ciao! E Miss Vesuvio, Palma Campania 2023, è la numero 5, Federica Pavone. Vesuvio e anche valorizzazione del territorio. Vi portiamo con noi con la nostra rubrica Campania in pillole a conoscere i luoghi più belli incontrati durante il nostro tour. Oggi vi portiamo a spasso a Procida, capitale della cultura 2022. Distante circa 3 km dalla terraferma, Procida riesce ad ammaliare tutti con l'arcobaleno dei suoi colori. L'aura magica che l'avvolge ha ispirato tanti artisti famosi che, nel rispetto delle sue peculiarità, hanno scelto questa terra come palcoscenico delle loro opere. Elsa Morante, per esempio, ambientò qui il romanzo L'isola di Arturo, che nel 1957 le valse il premio Strega. E come dimenticare il grande Massimo Troisi che a Marina di Corricella mise in scena Il Postino, uno dei capolavori del cinema italiano. Camminare per le strade del borgo di Marina di Corricella così pieno di colori è un'esperienza unica che chiunque una volta nella vita dovrebbe provare. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Una vita da Miss Vesuvio 2023 con la nostra rubrica Campania in pillole. Ciao!